Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi siamo di nuovo sulle Dolomiti. Sono partito da poco dalla località Ponte Rucurto, appena sotto il Passo Giau e sopra Cortina d'Ampezzo. Ho imboccato il sentiero 437 che in un paio d'ore mi porterà al rifugio Croda da Lago, che è uno dei posti migliori dove ammirare il foliage in questo periodo di metà ottobre. I cartelli segnano 2 ore, quindi non perdiamo altro tempo e partiamo subito, che non vedo l'ora di vedere questo posto magico. A dopo! Torri con la luna, ragazzoi, la Verau, e qua c'è il gruppo delle Tofane, eccolo qua, con la Rozes in primo piano. Sentiero è piacevole perché, oltre a essere molto semplice, si ha una vista su tutte le principali vette delle Dolomiti d'Ampezzo, sia guardando verso Misurina, vorrei che sia aperto un po', si vede molto bene il Cristallo, il gruppo del Serapis e le Tre Cime, e mentre nella parte iniziale del percorso, come vi ho mostrato, si vede tutto il gruppo delle Tofane, Cinque Torri, Averao e Nuvolao. Non dovrebbe mancare molto. A dopo! Ecco, sono arrivato, ci ho impiegato un'ora scarsa, andando con calma, facendo qualche video. Il posto è bellissimo, la giornata è perfetta e quindi ora direi che alzo anche il drone, così vi faccio vedere
un po' questo paradiso dall'alto. A dopo. Thank you.